Con la parte 4 arriviamo, dulcis in fundo, come sempre, alle questioni che vi interessano più nel vivo, no? Perché sono, diciamo, l'applicazione, in queste slide abbiamo l'applicazione dei principi generali sulla privacy che abbiamo visto nella parte 2 al mondo delle biblioteche e degli archivi. Innanzitutto la base giuridica del trattamento. No, allora, ve l'ho già detto prima, in realtà vedete, è il caso E, la lettera E no, della nostra slide, con quei sei punti, sei casi di base giuridica, sei situazioni, voi rientrate in questa E. Quindi anche se è comunque obbligatorio dare sempre l'informativa sul trattamento quando si raccolgono dati, cioè quindi l'informativa la dovete dare comunque, cioè dovete dire come e, in quali, e a quali fini raccogliete e trattate i dati, quello sì. Però non vi serve il consenso, perché se lo fate all'interno dei fini istituzionali, tolto l'esempio che ho fatto prima, no? La pizzata fatta in biblioteca, l'aperitivo fatto in biblioteca, cioè cose che esulano dalla classica attività della biblioteca che viene considerata istituzionale, tutto il resto può essere ricondotto, vedete, alla lettera E dell'articolo 6, paragrafo 1 del GDPR. Quindi da qua in poi siamo tornati a parlare del GDPR, eh? Cioè quindi le norme che vedete non sono più articolo 6 della legge sul diritto d'autore, ma articolo 6 del GDPR. Infatti, vedete, esclude la necessità del consenso nei casi in cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. L'abbiamo già letta sta slide, non, cioè, questa definizione non serve ritornarci. Però, ecco, qua inizia a comparire come fonte, e lo devo ringraziare, un articolo di Giuseppe Pavoletti, si intitola Appunti su GDPR e biblioteche, che è praticamente l'unica fonte che ho trovato, ma assolutamente completa e ben fatta. Quindi invito tutti, visto che è su una rivista AIB, AIB Liguria, se ricordo bene, vi invito a scaricarlo. Tra l'altro, onore al merito a Pavoletti, ha scelto una licenza CC BY, la licenza più libera delle 6 Creative Commons, quindi mi permette di utilizzarlo molto molto liberamente, e facessero tutti così, ben venga. Allora, quindi protegge i dati in biblioteca nel concreto, ci dice che, quindi oltre ad applicare tutte le comuni norme di sicurezza informatica e sicurezza nella gestione dei dati che abbiamo visto prima, è importante gestire correttamente gli accessi, i permessi del personale che gestisce le banche dati che contengono dati personali. Cioè, delle varie persone che lavorano nella biblioteca, adesso capisco che alcune biblioteche siano così piccole per cui magari non c'è tutto questo personale, però nel momento in cui ci sono biblioteche invece un po' più strutturate e organizzate, dobbiamo gestire gli accessi in modo ragionato, cioè fare in modo che a seconda delle funzioni che ha un impiegato o un collaboratore possa accedere o meno a tutti i dati personali. Ok? E questo lo dobbiamo fare gestendo correttamente gli accessi e i permessi sulle varie piattaforme. Non è che non posso dare una password uguale per tutti, e tutti vedono tutto. La stessa cosa però vale anche sugli archivi cartacei, lo vediamo dopo. Cioè, non tutti devono avere le chiavi di tutto, perché in alcuni casi c'è un soggetto che è autorizzato a gestire, a guardare, ad avere tra le mani i dati personali e altri no. Ad ogni modo, qua cosa ci dice? Dove c'è il corsivo è proprio virgolettato dall'articolo di Pavoletti. L'accesso ai dati personali non deve essere consentito a tutto il personale, ma solo a quello che ne ha realmente bisogno per la sua attività. Ad esempio, ecco l'esempio che vi tocca, un catalogatore esterno, quindi un soggetto che non è dipendente dalla biblioteca, ma che sta facendo un'attività parallela magari per un progetto, per un'attività, non so, libero professionale che è stato incaricato di fare. Un catalogatore esterno normalmente dovrà essere abilitato solo alla procedura di catalogazione e non alla gestione dei servizi che comporta l'accesso all'anagrafica di tutti gli utenti. No, mi sembra anche sensato. Altro aspetto, vedete, attenzione alle prassi corrette non solo sulle banche dati informatiche, non solo password divise secondo permessi e accessi, ma anche le chiavi delle varie stanze o anche i fascicoli, no? Quindi persone che non devono accedere a certi fascicoli o a certe stanze, certi armadi in cui ci sono dentro dati personali, non ci devono accedere. E stupisce, questo è interessante, io da non bibliotecario questa cosa non mi era venuta in mente, però adesso che l'ho letta mi sono ricordato di quando ero ragazzino, io andavo in biblioteca e c'era dentro nella biblioteca della mia città, in effetti,
c'era dentro il foglietto con l'elenco di tutte le persone che avevano preso il libro in prestito prima di me, no? E lui dice, l'autore, che l'ha scritto nel 2019, quindi l'anno scorso, dice che stupisce che ci siano ancora oggi biblioteche che conservano nel libro la scheda col nome di tutti i lettori che l'hanno preso in prestito prima di lui. Questa pratica rende un dato personale visibile a chiunque, senza che ciò sia in alcun modo necessario per la gestione del prestito. Ed è quindi assolutamente illecita secondo i nuovi principi del GDPR, non c'è dubbio. A maggior ragione perché è facilmente evitabile, perché la stessa cosa la possiamo ormai riprodurre su un file che noi abbiamo salvato sugli archivi sul database informatico e scrivere lì l'anagrafica delle persone che hanno preso quel libro, senza doverlo rendere noto anche a tutti gli altri che lo prendono in prestito. Oppure, se è proprio necessario lasciare un foglietto con dentro traccia, basta mettere un codice utente che non sia facilmente riconoscibile, no? Cioè un codice utente che solo il bibliotecario riesce a ricondurre ad una persona. Questa attività si chiama pseudonimizzazione, no? Cioè non anonimizzazione, perché comunque poi in qualche la pseudonimizzazione è quel procedimento che permette poi in qualche modo di ricondurre alla persona, e in quel caso appunto solo il soggetto, solo il bibliotecario o funzionario della biblioteca che ha accesso a tutta la banca dati può ricostruire chi sono le persone che corrispondenti a quel codice che hanno preso in prestito il libro. Altro aspetto, i servizi in cooperazione, no? Le biblioteche che partecipano ad una rete di biblioteche, a poli ISBN, e ripeto, abbastanza un caso frequente perché insomma, biblioteche, soprattutto quelle non particolarmente strutturate, si appoggiano o si mettono in rete con altre biblioteche. Quindi i servizi realizzati tramite la collaborazione di soggetti, di numerosi soggetti e quindi in particolare i poli ISBN pongono problemi particolari per l'individuazione del titolare e del responsabile, perché il GDPR non si è adatta molto bene a queste situazioni, cioè il GDPR non ci ha pensato. Allora, cioè, non poteva disciplinare così nel dettaglio anche queste situazioni. Allora, in quei casi, visto che sono rete di soggetti, bisogna capire chi è titolare e responsabile del trattamento, se no si crea un thriller non da poco, no? Cioè, visto che il titolare del trattamento poi è il centro è il data controller, è colui che decide cosa fare e cosa non fare dei dati, nell'eventualità di un controllo di sanzioni, la prima cosa che il garante farebbe è andare a vedere chi è il titolare del trattamento. Se non si chiarisce questa situazione, tutti diventano contitolari e tutti si assumono responsabilità anche di biblioteche che con loro, cioè dell'attività delle altre biblioteche che con loro non hanno nulla a che fare. Quindi l'articolo, se poi leggete l'articolo di Pavoletti, va un po' più nel dettaglio, però la casistica è davvero molto variegata e non è facile prevedere tutto in una slide, no? Però spesso la soluzione migliore è prevedere che tutti i partecipanti siano contitolari, stipulando però un apposito accordo che delimiti i ruoli e le responsabilità di ciascuno. Quindi tutti sono contitolari, però ognuno per la sua parte di attività nel trattamento dei dati, capite? In mancanza di questo accordo, questo essere tutti contitolari può essere, come dire, eccedere e diventare particolarmente problematico. Ad esempio, vedete che lo spiega qua, in assenza di tale accordo, tutti i contitolari sarebbero responsabili di tutto, mentre è evidente, ad esempio, che se in una biblioteca aderente ad un polo ISBN regionale le password non vengono tenute in sicurezza, non ne sono responsabili le altre biblioteche o addirittura la regione. Ad esempio anche la ditta incaricata della gestione informatica del polo, che spesso è una ditta esterna, no? Una ditta che prende in appalto la gestione di questo servizio, che ha accesso comunque a tutti i dati, sarà nominata responsabile del trattamento. Non è titolare, ecco il concetto di titolare, di responsabile, no? Che vi avevo citato prima. Il titolare rimane il polo ISBN o la biblioteca capofila del progetto. La ditta esterna che gestisce l'aspetto informatico, la piattaforma, che comunque in qualche modo però gestisce i dati, se li porta in casa, li vede, è nominata responsabile del trattamento, in quanto appunto viene incaricata dal titolare. Ok, quindi aspetti molto, molto centrali per la vostra attività. Altro aspetto interessante, sempre trattato dall'articolo di Pavoletti. La durata del trattamento e la conservazione archivistica, cioè il trattamento, qualcuno prima l'aveva chiesto una domanda vagamente e ho glissato perché sapevo che ne avremmo parlato adesso. La durata del trattamento non è eterna, cioè non è che una volta che io ti do il consenso, allora vale per i secoli dei secoli, ma comunque il trattamento deve essere sempre legato alle sue finalità. Avevo già risposto in questo modo, però adesso lo ripetiamo meglio. Quindi il trattamento infatti non è lecito
per sempre, ma è lecito finché è necessario per le sue finalità. È evidente quindi che è lecito trattare i dati di un lettore che ha dei prestiti in corso, ma che dire invece di dati di prestiti chiusi da anni o di lettori che da anni non frequentano la biblioteca? No? Quindi riflessione che lancio ad alcuni di voi. In questo caso non c'è più la giustificazione originaria del trattamento, ma la loro pura e semplice cancellazione impedirebbe di utilizzarli per analisi statistiche e ricerche storiche, creando di conseguenza un danno alla biblioteca. E quindi, quando il dato non serve più nella sua, come dire, completezza, ma ha solo un interesse di carattere statistico storico, dobbiamo procedere alla anonimizzazione o alla pseudonimizzazione. Meglio in questo caso l'anonimizzazione, cioè togliere qualsiasi riferimento alla persona, ma tenere solo un dato che appunto ha un fine statistico. Okay, il dato anonimizzato addirittura toglie un problema di privacy, cioè il dato anonimizzato non è più dato personale. Il dato pseudonimizzato è ancora dato personale perché è riconducibile indirettamente ad una persona. Il dato anonimizzato non è più dato personale perché ha perso questo collegamento. Ok? Il GDPR, all'articolo 89, si occupa dei fini di archiviazione. E qui ci rientrate in pieno, cioè che siate biblioteca pura, che siate anche archivio, che abbiate entrambe le funzioni, vedete che il trattamento a fini di archiviazione del pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati, cioè minimizzazione dei dati vuol dire raccolgo i dati minimi indispensabili per fare la mia attività, non devo eccedere. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consente o non consenta più di identificare l'interessato, cioè l'anonimizzazione, tali finalità devono essere conseguite in tal modo. Quindi, occhio, l'articolo in realtà è più lungo, eh. Anche qua la normativa, ripeto, signore, purtroppo non riusciamo in 3 ore e mezza ad andare così nel dettaglio, però il trattamento, vedete, questo è solamente il primo paragrafo dell'articolo 89 che è fatto di 4-5 paragrafi, abbastanza lungo, il quale poi fa riferimento ai famosi considerando, quindi potete andare ad un livello di dettaglio molto molto più avanzato. Per ora direi di fermarci qua perché già vi ho dato uno spunto e soprattutto adesso, purtroppo, thriller. Apriamo un altro capitolo, non da poco, cioè le norme sulla gestione della privacy e della riservatezza negli archivi non si trovano più solo nel GDPR, ma aggiungiamo un ulteriore livello. Abbiamo parlato della legge sul diritto d'autore per 4 ore la volta scorsa e un po' anche oggi. Abbiamo parlato della legge del codice privacy del 2003 e del GDPR e ahimè adesso vi butto dentro un articolo 122 del codice dei beni culturali, che è un'altra norma ancora, che ha tutta una vocazione diversa, perché parliamo di conservazione dei beni culturali, quindi lo scopo di questo testo normativo è molto diverso. Ciononostante, l'articolo 122, vedete, si occupa degli archivi di Stato, degli archivi storici e degli enti pubblici e della consultabilità dei documenti all'interno di questi archivi. E ci dice, vedete, sono 2 slide, avete pazienza, sono 3 commi, però vanno visti. Ci dice il comma 1, ci dice che i documenti conservati negli archivi di Stato, negli archivi storici delle regioni, degli enti pubblici, territoriali, nonché di ogni altro ente di istituto pubblico, sono liberamente consultabili. Quindi il principio generale è che siano liberamente consultabili. Ad eccezione, e crea delle eccezioni, 2 eccezioni in realtà. A, di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, quindi rimanda ad un'altra norma che non vedremo, vi invito ad andarla a vedere voi se siete interessati. Relativi ad esempio alla politica estera e interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro durata, scusate, la loro data. Oppure, ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili, nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano quindi consultabili 40 anni dopo la loro data. Quindi, se c'è una questione di, come dire, segreto di Stato, potremmo dire, 50 anni. Se c'è una questione di privacy, sai, privacy semplice, questo è un errore, eh? Cioè, questo il legislatore a sua volta è caduto in una. Qua non doveva dire dati personali, dati sensibili, doveva dire dati personali. Però
perché in caso di dati personali semplici diventano consultabili dopo 40 anni dopo la loro data. In caso di dati sensibili, eccoli qua, il termine diventa di 70 anni. Questi sono i dati sensibili, cioè i dati idonei, vedete, a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Cioè questi sono quelli particolarmente sensibili, ok? Quindi secondo me qua questo dato sensibile poteva essere scritto in modo diverso. Vabbè, sì. Anteriormente al decorso dei precedenti termini, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Cioè, allora, a persone come voi che hanno fatto comunque una selezione e siete dipendenti pubblici, credo di non dover insegnare molto di queste cose, no? Cioè, sono norme che sicuramente avrete già visto e che fanno parte della vostra cultura e selezione per diventare bibliotecari. Però ecco, era giusto per completare il quadro, in un corso come questo non si poteva non citare anche questo articolo 122 del codice dei beni culturali. E come se non bastasse, non finisce qua, nel senso che gli strati di norme che si sovrappongono in realtà non sono ancora finiti, perché c'è in questo quadro giuridico già abbastanza complesso, c'è anche la cosiddetta soft law, cioè uno stato di regole inferiori che però sono a volte molto molto utili, nel senso che ci sono ad esempio i provvedimenti del garante, cioè il garante è un'authority amministrativa che però prende a volte dei provvedimenti mirati a dei soggetti, no? Questo che vi ho citato in fondo alla slide. Allora, ho cercato tra i provvedimenti del garante qualcosa che riguardasse le biblioteche e gli archivi, non c'è tanta roba, non ce ne sono molte, il che ci rincuora, nel senso vuol dire che le biblioteche e gli archivi pubblici non sono proprio il bersaglio più interessante per il garante privacy, ed è comprensibile, nel senso che, insomma, biblioteche e archivi si dà il caso che appunto facciano la loro attività nell'ambito della loro missione istituzionale, e il trattamento dei dati sia particolarmente soft, non ci siano particolari danni, e quantomeno sia riconducibile ad una attività istituzionale. Quindi il garante tiene d'occhio soggetti ben più pericolosi e ben più, come dire, passibili di sbandate rispetto a biblioteche e archivi. Però qualcosa si trova, quindi un'altra fonte del diritto, un'altra fonte di norme, di indicazioni, la trovate nelle decisioni del garante privacy che riguardano biblioteche e archivi. Ve ne ho citata una, ma ce ne sono altre, non tantissime, sono proprio una manciata. Però ce n'è una, vedete, del novembre 2013, è il provvedimento 2526, scusate, del 2013. Qua vi ho messo il link, lo potete andare a leggere. Ma c'è anche un provvedimento più ampio e abbastanza utilizzato, è stato anche questo innovato, aggiornato con l'avvento del cosiddetto GDPR, ed è una sorta di codice deontologico, cioè vengono più chiamate regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicata ai sensi dell'articolo bla bla bla. Quindi chi fa l'archivista, chi si occupa, ma anche chi fa il ricercatore e deve accedere agli archivi storici, dovrebbe attenersi anche, quindi, non solo alle norme giuridiche che abbiamo visto prima in senso proprio, ma anche a queste regole deontologiche nella gestione degli archivi. E anche qua, se lo apriamo, diventa un documento di tot pagine che non è il caso di commentare in un corso di 3 ore e mezzo come oggi, ma che sicuramente di interesse per voi, ve l'ho messo come link.